Bentornati ladies and legends, io sono Once e siamo qui ancora una volta per farci una chiacchierata a quattro occhi, anzi 7400 per 2 a 14800 occhi più o meno. Questo sarà un video diverso dal solito, è più un aggiornamento. Nel frattempo vedrete il cala e come al solito il fantastico drop. Al momento di questa registrazione ho appena finito di montare lo speciale, 7000 passa iscritti. E c'è un po' di nostalgia nell'aria. Questo canale sta facendo un bellissimo viaggio. La parte più bella è che non abbiamo ancora finito. È appena iniziato il 2016 ed è arrivata un'altra tappa per me in questo viaggio. Avrete notato che ultimamente ho diminuito la quantità dei video. C'è un perché. Stavo preparando un progetto parallelo e mi stavo organizzando per alcune cose. Eravamo arrivati verso novembre-dicembre a più o meno un video al giorno. Cosa di cui mi sento ampiamente soddisfatto e a cui avete risposto come al solito in modo spettacolare. Verso la fine del 2015, per l'appunto, ho appreso che c'è una grande opportunità per me in una città sommersa dalla nebbia in cui spesso piove. No, non sto parlando di Bologna o di Modena, ma sto parlando di Londra. È una tappa importante per me, molto importante per me, per la mia preparazione professionale. E questo trasferimento temporaneo è un'esperienza unica che desideravo veramente da tanto tanto tempo, ragazzi. Perché probabilmente non tutti lo sanno, anzi, ma probabilmente la maggior parte di voi non lo sa, ma oltre a Destiny, oltre a quello che vedete in questo canale, io ho una grande passione per il montaggio video e vorrei farne il mio lavoro, lo sto rendendo il mio lavoro. Ci sono progetti a cui mi dedico saltuariamente. Spero che l'Inghilterra mi dia la possibilità di crescere in tutti i sensi. Oltre a questo, sono qui oggi per parlarvi dei progetti futuri, quindi del canale, e ovviamente cercherò di accontentare le vostre esigenze nonostante il tempo limitato. Al momento dell'uscita di questo video io avrò già cominciato il trasferimento, non mi porterò dietro né PlayStation né TV per il momento, nessuna di queste cose, ma in un futuro prossimo vorrei veramente spostare tutta la mia attrezzatura a Londra, anche perché questo mi darà la possibilità di avere una connessione decente, sapete benissimo a che livello siamo messi in Italia, connessione decente e attrezzatura e possibilità economiche, sapete che vogliono dire un miglioramento dei contenuti, potrebbe esserci un acquisto di PlayStation 4, streaming, mi piacerebbe veramente tanto dedicarmi a queste attività insieme a voi. Non so esattamente come reagirete a questo video, ho immaginato nella mia testa malata una disiscrizione in massa, presi dal terrore del momento, anche perché è la prima volta che parliamo di una cosa del genere. Quindi ho preparato una lista di fax, di domande quindi che magari potrebbero interessarvi, ecco. Once, smetterai di fare video? Chiuderai il canale? No, ragazzi, non smetterò di fare video né chiuderò il canale. Il canale sta benissimo qui dov'è e ovviamente, tempo e impegni permettendo, cercherò ogni tanto, ovviamente non con la stessa frequenza di prima, di pubblicare contenuti. Ovviamente i contenuti probabilmente al 99%, ragazzi, fino a che non sposto tutta l'attrezzatura, non saranno aggiornati, quindi non saranno l'evento che è appena uscito su Destiny, probabilmente non potrò partecipare a una cosa del genere, ma ho molte registrazioni vecchie e molti momenti esotici, li chiameremmo noi, che mi piacerebbe ancora condividere con voi, quindi non mancheranno i contenuti, sebbene saranno decisamente minori rispetto a prima. Once, ma la uscirai questa ben amata faccia da bimbo minchia? Non so ancora rispondere a questa domanda. Parlerò solo in presenza del mio avvocato, però non escludo nulla, perché un miglioramento nella mia attrezzatura potrebbe voler dire anche webcam. Continuerai sempre a portare Destiny o ci saranno anche altri titoli in futuro? Mi piacerebbe continuare a dedicarmi a Destiny, ma soprattutto ultimamente i contenuti sono stati abbastanza scarsi, soprattutto dal punto di vista YouTube e come videogiocatore in generale. Sperando, pregando in altri eventi, aggiornamenti, DLC, espansioni, quel cazzo che vogliono, mi piacerebbe riuscire a portare altre cose in futuro, sicuramente. Ma non escludo la possibile presenza di altri giochi in futuro. Sogno ancora ad occhi aperti un Battlefield 5 che si meriti l'acquisto e che possa intrattenermi per ore e ore, come ai vecchi tempi.
E sto tenendo anche d'occhio The Division, anche se ci sono elementi che fanno pensare male ogni tanto. Ubisoft non sempre si comporta correttamente in queste occasioni. Quindi prenderai la PS4? La PS4, come ho sempre detto, la prenderò. Non c'è dubbio su questo. Resta solo da vedere quando. Ora, la questione è, tra l'affitto a Londra e tutto il resto sarà abbastanza difficile, ma spero di poter mettere qualcosa da parte per farmi questo regalo. Oppure se sarò obbligato con Destiny 2 a passare definitivamente Next Gen. Scusate il ritardo. Anche perché so che molti di voi ci tengono e finalmente una delle mie priorità sarebbe quella di ampliare la lista amici così da poter accettare molti più di voi, non tutti, ma molti. Non parlerai più con i tuoi iscritti, pra? Continuerò ad interagire con voi. Sapete che non so se tutti voi lo sapete, ma e cerco di parlare spesso con voi tramite messaggi privati o tramite post su Facebook. Potete trovarmi nella pagina ufficiale, tra virgolette, che tanto di ufficiale non ha, Once More I Said. Oppure il mio profilo privato è Matteo Una Volta. Mandatemi la richiesta d'amicizia e vi aggiungerò e non vi fate problemi a contattarmi privatamente perché mi fa sempre piacere parlare con voi. A molti di voi piace scherzare insieme a me e è una cosa che mi diverte molto. Puoi consigliarci altri youtuber che saranno più aggiornati di te e che trattano Destiny? Assolutamente sì, per quanto voi siate affezionati ai miei contenuti e so che molti di voi rimarranno fedeli anche se i contenuti saranno un po' datati, se saranno un po' vecchi ma comunque divertenti, trovo comunque giusto avere uno youtuber di riferimento, un amico di riferimento per le ultime novità del mondo di Destiny che non sarò più in grado di portare, almeno non come prima. Se volete essere internazionali come me, vi consiglio Mr. Fruit, è un ragazzo molto divertente, ma ve la dovete cavare un po' con l'inglese per seguirlo, così come ve la dovete cavare con l'inglese anche con Datto Does Destiny, sempre altro validissimo youtuber, soprattutto per quanto riguarda tutorial, informazioni, notizie, cose da nerd, dati, numeri, cifre, e Planet Destiny, che è una community, la più grossa community di Destiny, a tutto tondo, notizie dalla A alla Z. Se invece l'inglese non fa per voi e volete rimanere in Italia, ovviamente non posso non consigliarvi il mio braccio destro, Kanos Gaming, che mi ha accompagnato per tutto questo primo anno di Destiny. Abbiamo poi la triade Alien, Elite Gaming e Panic Studios, di stampo The Tower. E poi non dimenticate che a febbraio ci sarà il grande ritorno di Stone Gaming, che io aspettavo con ansia e che spero di essere in grado di seguire al meglio. È un ragazzo che si merita veramente tanto, si è guadagnato molto durante l'anno 1 di Destiny. Poi dopo anche lui, come me, ha avuto un impegno che l'ha un po' allontanato dal potersi dedicare al canale 24 ore su 24. Oltre a questi colleghi, che sicuramente molti di voi conosceranno, vi consiglio comunque di spulciare in giro per YouTube o anche su Twitch, perché ci sono un sacco di videogiocatori, di ragazzi che seguono Destiny che meritano davvero la vostra attenzione. Vi lascio in ottime mani, quindi, per quanto riguarda i contenuti più aggiornati. Spero di essermi spiegato al meglio. È difficile non venire fraintesi in queste occasioni. Se avete qualsiasi domanda o qualche dubbio che non ho risolto in questo video, non abbiate timore a lasciarmi un commento qua sotto. Oppure a contattarmi personalmente e sarò felice di rispondervi. E salutandovi con affetto vi ringrazio per l'attenzione fino alla fine di questo video. A presto. Pra! Welcome to the Once More I Said Show.